Eccomi qua, sono felicemente di nuovo nella mia amata Locride. Lo sapete che sono originario di Locri. Mi trovo qui per fare il film diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, dal titolo Il mio posto è qui. E questo titolo per me ha un significato meraviglioso, perché un posto mio è di questo, la mia terra e le mie origini, a tutta la Locride. Allora, Il mio posto è qui nasce da un racconto che mi fece mia madre, anche lei calabrese, appunto mi ha citato la presenza di questo omosessuale in un piccolo paesino della Calabria, parliamo in realtà di anni successivi, e questo omosessuale si occupava di organizzare i matrimoni del paese, quindi una sorta di wedding planner ante litteram, e mi sono immaginato l'incontro tra una ragazza giovane e una ragazza madre insieme con quest'uomo, e che da questa amicizia potesse poi nascere una storia interessante di riscatto sociale. Ci troviamo benissimo, innanzitutto quello che ci accomuna è il dolore e la voglia appunto di riemergere. Lei ragazza madre, Lorenzo omosessuale del paese, quindi la prende a cuore e le fa vedere un po' le dinamiche di una volta, questa Calabria così patriarcale, con delle regole abbastanza crude, però sono anche un po' due eroi, perché ce la faranno. Condivide? Sì, assolutamente, sono i due emarginati, se vogliamo, del paese, per cui c'è un grande riscatto sociale, si parla di emancipazione femminile in questo film, di amicizia, di matrimoni combinati, di tante cose che sembrano lontane ma che poi alla fine, per fortuna, infatti che presentiamo il film oggi nella festa delle donne, perché c'è sempre bisogno di parlare di questi temi al cinema, noi ci troviamo. Sì, il ruolo che interpreto è Lorenzo, che è una persona meravigliosa, dolcissima, che purtroppo ha sofferto moltissimo le ingiustizie di un periodo storico molto difficile, perché vabbè, era la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia che iniziava a ricostruirsi, ma soprattutto perché non c'era spazio per l'emancipazione, quindi lui, essendo l'omosessuale del paese, una volta che il pettegolezzo poi è andato alle orecchie di tutti, ha sofferto queste ingiustizie, diciamo che addirittura insomma veniva messo un po' da parte nella società del paese, e ha sofferto molto, però poi è riuscito a trovare la sua collocazione nella società, è diventato l'organizzatore dei matrimoni, oggi si chiamano planner wedding, no? E quindi poi improvvisamente conosce Marta, che è una ragazza madre, e capisce bene anche le sue difficoltà, che erano le stesse di Lorenzo vissute anni prima, e lì nasce una grande amicizia e anche un amore, diciamo, padre figlia, se vogliamo. E quindi siamo qua felici, io felicissimo di essere di nuovo in Calabria. Ogni tanto la Calabria mi chiama e io rispondo con tanta gioia, sono soddisfatto di questo progetto. Ci troviamo a Gerace, facciamo vedere le bellezze della Calabria, quindi va bene così, sono estremamente felice e vi abbraccio a tutti quanti, grazie. E di matrimoni combinati, che sono stati un grandissimo problema e sono ancora purtroppo oggi in alcune zone del mondo, e quindi secondo me c'è sempre bisogno di raccontare queste storie. Noi al cinema ci impegniamo sempre per creare dei confronti, delle discussioni con le tematiche che portiamo, e questo film secondo me è necessario. Quali sono le sensazioni che si vivono approcciandosi a questo tipo di personaggio, secondo te? Allora, sicuramente c'è una difficoltà iniziale con l'accento, perché io sono romana, quindi ho dovuto studiare per 2 mesi con il coach il dialetto stretto calabrese degli anni 40, quindi sicuramente il primo approccio è stato un po' duro, un po' tosto. Piano piano sono entrata sempre più in empatia, poi ovviamente c'è tutta la visuale anni 40, che è un tempo che io non ho vissuto, che posso solo immaginare, che ho studiato con fotografie, filmati, eccetera. E quindi queste sono stati gli scogli di questo personaggio, però ci ho trovato tanta verità, tanta empatia, una storia tutta al femminile che comprendo molto, quindi
tocca a me l'onere e l'onore di introdurre la parte artistica del film come co-regista. Vedo Alessandro Russo qui, che mi rivengono in mente memorie già di decennati, perché io con Alessandro cercai di portare ormai 15 anni fa il film Marina del regista Stan Konings, candidato premio Oscar qui in Calabria, a Cosenza, a quel tempo. Poi non ci siamo riusciti, però mi è rimasto che la storia calabrese, il grande talento della musica che poi ha avuto un successo mondiale, vi ricorderete tutti Marina. E poi non ci siamo riusciti, però è rimasto nel mio cuore il desiderio di girare un film su questo territorio, anche perché mi è capitata in sorte una moglie calabrese, quindi giustamente sappiamo che sono le donne che poi ti spingono verso le vele, verso certe direzioni. Quindi mi è rimasto questo grande desiderio e questo film è stato il coronamento di questo sogno, grazie appunto alla Film Commission Calabria, che in questi anni vedo essere cresciuta in maniera incredibile. Ormai noi a Roma c'è chiunque, dice: dove vai a girare? In Calabria. Tu dove vai? In Calabria. Tutti quanti adesso stanno venendo a girare in questo territorio che io già 15 anni fa dissi è un territorio straordinario, che ha delle potenzialità pazzesche, in gran parte ancora inesplorate. Una di queste potenzialità è Gerace, che sì, è vero, ha ospitato nel passato altre esperienze cinematografiche, ma mai come protagonista assoluto come in questo film, perché nel nostro film è Gerace il fulcro di tutto il film, sostanzialmente. Daniela, penso che tu racconterai un po' la genesi del progetto, ma volevo raccontare una curiosità: perché il film ha due co-registi? La risposta è molto semplice, siamo marito e moglie. Penso che nella storia del cinema siano pochissimi i casi in cui ci sono regie di marito e moglie. Uno di recente, Le Otto Montagne, bellissima, dei registi belgi che hanno fatto anche Broken Circle, qualcuno di voi forse l'avrà visto, ma i casi sono pochissimi. Il motivo lo conoscete tutti: si rischia il divorzio molto facilmente. Nel nostro caso invece credo che sia stata una bellissima unione di talenti. Daniela poi racconterà, è l'autrice del romanzo da cui nasce tutto questo. Io quando ho letto il romanzo l'anno scorso l'ho trovato straordinario e anche sorprendente che mia moglie abbia scritto una cosa del genere, e quindi sono rimasto veramente molto orgoglioso. Lei mi ha detto: dirigi il film, e io ho detto: non me la sento. E lei mi ha fatto questa proposta, diciamo: dirigiamolo insieme. Abbiamo fatto una bambina di 4 anni, bellissima, magari facciamo un altro figlio con questa opera cinematografica. In tutto questo volevo aggiungere due piccole notazioni. Oggi è il giorno della donna, non a caso abbiamo scelto questo giorno per fare la conferenza stampa, perché il film è un film sostanzialmente che racconta un riscatto femminile, la presa di coscienza di una donna in epoche in cui, appunto, negli anni 40 parliamo, le donne non votavano neanche, quindi erano, diciamo, la parte the dark side of the moon, se vogliamo. Però mi sento di dire che il film non è soltanto questo. Il film è una storia anche di un'amicizia, di un incontro tra due emarginati: lei, ragazza madre, lui, omosessuale, che è altrettanto discriminato in quegli anni, che sono interpretati dai nostri fantastici attori Ludovica Martino e il vostro conterraneo Marco Leonardi, che è un attore che io amo da quando sono ragazzino, quando ho cominciato a fare cinema, vedevo appunto Cinema Paradiso, con Marco del Cioccolato, mamma mia che attore meraviglioso, chissà un giorno se riuscirò a fare il film del genere, questo giorno è arrivato. Però mi sento di dire, come ogni film c'è una piccola trama, un microcosmo che diventa un macrocosmo, cioè in realtà è una storia di una donna, è una storia di un'amicizia, due emarginati, ma è una storia in fondo di tutti noi. Tutti noi lo sappiamo, abbiamo un sogno, abbiamo sogni, abbiamo desideri di esprimere quello che noi siamo, e spesso questo viene soffocato dal mondo intorno a noi o dalla nostra comunità, eccetera. Quindi mi piace sempre, io mi emoziono sempre a raccontare storie che partono da una piccola storia, che raccontano poi un po' tutta la nostra vita, e questo film racconta questo: la lotta di due persone contro tutto e contro tutti per vedere accettato quello che loro sono realmente nel loro cuore. L'ultima piccola notazione: questo film
Voi sapete che in questi tempi si parla di green movies, di ecologia, di sostenibilità. Io sono stato fin da all'inizio, anni e anni fa, un fautore di queste politiche. Credo che noi dobbiamo essere responsabili rispetto al futuro dei nostri figli. Ripeto, i miei figli hanno 4 anni. Il nostro piccolo coprotagonista Edoardo, meraviglioso, qui di Gerace, ha 5 anni. Guardatelo bene, perché tra 20 anni probabilmente lo rivedrete alla serata degli Oscar, chi lo sa, è veramente un attore pazzesco. Poi ci direi due parole. Ciao. Ecco, è fantastico. Ma quindi abbiamo una responsabilità nei loro confronti. Noi che facciamo cinema, consumiamo, andiamo di corsa, bruciamo cestini, bottigliette d'acqua, eccetera, eccetera. Ci stiamo impegnando da diversi anni in questo fronte per limitare il nostro impatto. Questo set, io sono orgoglioso di dirlo, porta questo alle estreme conseguenze, perché non abbiamo gruppi elettrogeni, siamo attaccati in rete alla rete elettrica, non abbiamo trasporti, perché siamo tutti a Gerace, è un set, è un piccolo mondo dove noi andiamo sul set in 5 minuti dall'hotel alla location e cerchiamo veramente di essere di lasciare il nostro impatto al minimo possibile. Questo spero sia di ispirazione a tutti i nostri colleghi. Tra l'altro mi piaceva moltissimo ambientare questa storia proprio nel 1946, quindi al termine della Seconda Guerra Mondiale, dove è un periodo di grandi promesse per la storia culturale, sociale, politica dell'Italia. Alcune promesse forse sono state un po' tradite poi dagli eventi, e poi soprattutto mi piaceva perché c'è un evento molto importante, ovvero quello del voto, per la prima volta del voto alle donne. Quindi in questa cornice storica ho creato questa storia di amicizia, di lotta contro i pregiudizi. Spero, insomma, sono molto contenta intanto che da subito la nostra Ludovica Martino, quando ha letto la sceneggiatura, abbiamo avuto il suo appoggio, il suo interessamento incondizionato. Intanto perché credo, ma correggimi qualcuno se sbaglio, che forse ancora ci sono pochi ruoli così da protagonista per le attrici, in questo film io credo che ci sono due bellissimi ruoli da protagonista, tanto per un attore maschile, Marco Leonardi, quanto per l'attrice femminile. Quindi intanto sono contenta che si è creato questo connubio e questo equilibrio anche tra i due attori, i due personaggi. Sono contenta poi che sia salito a bordo anche Marco, che nelle scene che abbiamo girato finora, ogni volta che li vedevo mi emozionavo. Io per prima, nonostante avessi scritto questa storia, mi emozionavo come se fosse un po' la prima volta che vedevo questi personaggi muoversi e venire alla luce. Sono riusciti proprio a centrare, a interpretare lo spirito di questo racconto in pieno. Da vedere due cose sulle quote rosa della truppa? Sulle quote, insomma, una truppa molto femminile, è stato ovviamente un po' anche casuale, se vogliamo, però ci piace anche che nella parte della truppa ci sia una grossissima presenza di personale femminile. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Inizio senza essere logorroica con dei piccoli ringraziamenti innanzitutto alla mia regista Daniela, che è stata pazzesca, grazie mille per le parole che hai speso per noi, e a Cristiano. Io sono entrata in questo progetto ormai un anno e mezzo fa, e quando ho letto la sceneggiatura mi sono proprio detta: questa è una storia che voglio raccontare, e grazie per averla scritta con questa sensibilità e questa verità. Quindi io, quando scelgo i progetti da fare, i film da fare, per me la cosa fondamentale è che ci sia una sceneggiatura scritta bene e che regga, perché poi i miracoli sul set, quando quella vacilla, non avvengono. E invece qui devo dire che era scritta magistralmente, quindi ero veramente felice. Vi ringrazio ancora, ne approfitto per ringraziarvi davanti a tutti per aver pensato a me per questo ruolo e per avermi fatto
l'opportunità di interpretare Marta. Grazie. E grazie anche a tutti voi, perché non mi aspettavo questa accoglienza dalla città di Gerace, sto benissimo, e veramente, come dicono loro, ci avete fatto sentire tutti a casa. È veramente un territorio bellissimo, inesplorato, e con un'accoglienza veramente che forse non ho mai avuto prima, e ho fatto tanti film fuori, quindi grazie. E sono molto felice di condividere questo viaggio con Marco e con Edo, che è qui, che fa mio figlio, che è bravissimo, un attore fantastico, e sa anche tutte le mie battute a memoria, vero? Oltre le tue, sono anche le mie. Abbiamo ripassato. Per me è molto difficile, è stato molto difficile inizialmente. L'ostacolo, forse lo scoglio più grande, è anche la sfida che mi proponevano Daniele e Cristiano, è stata quello di recitare in calabrese, io sono romana. Quindi all'inizio quello è stato lo scoglio più duro, quindi entrare in empatia con questa lingua, perché poi è calabrese degli anni 40, quindi un dialetto molto stretto che non conoscevo. E quindi vorrei ringraziare anche il mio coach per essere stato assolutamente di supporto, per avermi aiutata con questo studio. E poi insomma ora vi lascio, perché sto diventando una cosa molto lunga e non vi vorrei annoiare, quindi grazie ancora a voi per avermi dato questa occasione e a tutti. Sì, buongiorno a tutti, sono estremamente emozionato perché per me tornare in Calabria, che è la mia terra, le mie origini sono di Locri, quindi tornarci poi con un film è veramente una grande cosa. Il mio posto è qui. Il mio posto è qui, lo stavo per dire esattamente, è azzeccatissimo per me il titolo. Poi in questo momento faccio i complimenti alla Film Commission Calabria, perché in questo momento attualmente ci sono 8-9 film, e questo 7. Ci sono 7 film, quindi è meraviglioso perché c'è la possibilità quindi di scoprire del talento vero. C'è il bambino, ma ce ne sono tanti altri, sono nuovi registi, e questa cosa mi fa molto piacere anche per far vedere le parti belle della Calabria. Il ruolo già è stato accennato, Lorenzo è molta sofferenza, ciò che vince è la sua dolcezza, la sua voglia di vivere e la sua voglia di essere libero, perché le persone devono essere libere. E che altro? Niente, sono contento, dai. Quindi siamo pronti a questa nuova esperienza. Stiamo per fare un bel film, lo sento. No, perché io stavo riflettendo, che dice no, poi vado a letto la sceneggiatura Ludovica. Io invece ho capito subito quando Cristiano me l'ha raccontato, no? Una volta mi divertivo a dire, ah sai, scelgo i personaggi, ma ero giovane, ho cambiato idea, oggi ho capito che i personaggi belli scelgono me. Quindi lo volevo dire questa cosa e mi fa piacere, ti ringrazio a tutti. Dai. Felice di essere qui oggi, soprattutto di, come Calabria Film Commission, di aspettare un film prestigioso. È molto limitativo, perché questo mangerà, c'è uno dei volti più belli d'Italia. Quindi insomma sono felice che insomma da questo film, lontano dai cliché soliti dei film girati in Calabria fino a qualche tempo fa, venga insomma raccontata una sorta di storia anche d'amore, no? D'amore e d'amicizia, improbabile per quegli anni, forse anche un po', diciamo, come posso dire, scandalosa per quei tempi, no? Perché si parla appunto di tematiche attuali adesso, ma 80 anni fa, l'omosessualità non era poi così sdoganata. Quindi questa bellissima amicizia tra Marta e Lorenzo, devo dire anche la scelta degli attori, una scelta insomma, devo dire, importante, perché Lorenzo è giovanissima, però ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto dei film come Matteo Mirato, Dove e Poi, Sotto il Sole di Riccione, eccetera. Marco è un po' un fiore all'occhiello, non solo del cinema calabrese, perché ha origini calabrese, ma un po' del cinema nazionale e internazionale, il premio Oscar per il nuovo cinema Paradiso, però accanto a questi a Nanni Loi, cioè un curriculum lunghissimo, Abel Ferrara, Valerio Scotti, quindi insomma un attore di fama internazionale. E poi cosa dire di Cristiano Portone, insomma, per Davide Donatello, quindi insomma
posso cominciare un caffè, curriculum insomma, importante insieme alla tua bravissima e talentosissima compagna. Quindi insomma è un cast importante, dove insomma è un cast dove diciamo autoriale in un certo senso, dove ognuno di voi ha un curriculum importante. Quindi ci piace molto la storia e Gerace quindi può essere un po' un volano per l'attrazione del turismo, per un'immagine diversa, positiva e bella per la Calabria. Viene rappresentata appunto questa storia dell'amicizia e d'amore in una Gerace degli anni 40, quindi in piena seconda guerra mondiale, quindi tema anche attualissimo in un certo senso, anche so che insomma state facendo una meticolosissima ricostruzione di quegli anni, quindi insomma senza sconvolgere la bellezza di Gerace, quindi si vede una Gerace un po' d'antano e questo tema ci piace molto. Diceva appunto Marco che ci sono 8 set in questo momento, poi in realtà le produzioni previste sono 50, abbiamo sostenuto 50 produzioni, un record assoluto per la, credo non solo per la Calabria Film Commission, ma per le Film Commission italiane. Quindi insomma fa questo, 124 richieste sono arrivate con il bando al sostegno delle produzioni audiovisive del 2022 e sono state, verranno finanziate appunto 50 progetti di vario tipo, da film, documentari, cortometraggi, videoclip eccetera. Poi volevo un attimo ricordare anche un progetto molto importante di qualche mese fa che è stato girato proprio interamente qui in Sam Shill, il videoclip di Giovanotti, che ha avuto un grandissimo successo, quindi grandi complimenti anche all'amministrazione comunale che si può gestire insomma un evento anche internazionale. Quindi Gerace si conferma nuovamente come borgo non solo per la bellezza di questo porto medievale importante, anche per l'ospedale e per l'accoglienza che sa dare. Importante di qualche mese fa, che è stato girato proprio interamente qui in Sam Shill, il videoclip di Giovanotti, che ha avuto un grandissimo successo, e quindi grandi complimenti anche all'amministrazione comunale che si può gestire insomma un evento anche internazionale. Quindi Gerace si conferma nuovamente come borgo non solo per la bellezza di questo porto medievale importante, anche per l'ospedale e per l'accoglienza che sa dare. Grazie per questo bellissimo progetto che sicuramente la Calabria Film Commission diciamo vanterà di avere con sé. Noi speriamo di rendere un po' di più. Grazie a voi. Allora, a me come al solito tocca, diciamo, come posso dire, la parte istituzionale. Mi viene veramente difficile oggi di, come posso dire, fare questa parte perché sia in qualità, diciamo, di amministratore di questa città, sia da cittadino di questa città, siamo veramente orgogliosi quando si parla di Gerace, anzi spesso, come posso dire, siamo anche troppo, no? Quindi mi cerco di limitare il mio intervento, ma è un intervento doveroso. Inizio con quello che ho scritto, ma stravolgo tutto e sarò molto breve. Però questo che ho scritto lo dirò perché non voglio dimenticare nulla e non voglio sbagliare niente. Quindi ringrazio Orisa Produzioni, i registi del film Il mio posto è qui, Daniela Porto e Cristiano Portone, per avere non solo visto la possibilità di girare un film a Gerace, ma anche e soprattutto guardato la sua anima, la sua gente e chi opera nel nostro borgo con tanti sacrifici. Ringrazio l'organizzatore Cristiano Di Meo e tutta la troupe e ringrazio i bravissimi attori qui presenti, Ludovica Martino e Marco Leonardi. Per Marco Leonardi torno al discorso che ho fatto prima, essendo un nostro conterraneo lo vediamo sempre con un altro occhio, lo ringraziamo davvero di cuore. Ringrazio la Film Commission Calabria, il commissario straordinario Anton Giulio Grande, per la vicinanza che ha sempre dimostrato la nostra città e che noi speriamo che faremo tanti altri progetti. Ci siamo anche confrontati prima, infatti su tante cose non le dirò perché sono state già dette, ma per la Calabria avere 50 set in questo anno vedete che è davvero un risultato. Io penso che il popolo calabrese in generale, non solo quello geracese naturalmente, sta migliorando. E grazie alle grandi personalità sia nel mondo del giornalismo in generale, della televisione, vedo qua tanti settori che si occupano di questo e che finalmente pure si inizia a parlare di una Calabria diversa, non solo per gli aspetti negativi, perché siamo veramente tutti stufi di parlare solo del negativo, ma noi dobbiamo promuovere la nostra terra con tutti gli aspetti positivi.
non li elenco perché starei forse 7-8 giorni per parlare delle nostre bellezze, ma cerchiamo, aiutateci anche voi, non solo la parte politica, ma anche quella giornalistica, televisiva, dei film, delle produzioni, a far emergere fuori dai nostri territori la bellezza delle nostre città. Gerace è un borgo, come ha detto chi mi ha preceduto, bello, bellissimo. Ci sono tanti altri borghi pure che meritano attenzione. Quindi se noi siamo bravi, la classe politica e poi tutte le altre, diciamo, organizzazioni a promuovere il nostro territorio, penso che la Calabria avrà dei risultati veramente, veramente grandi. E un ringraziamento, poi mi allaccio a quello che ha detto Cristiano Portone, e per le grandi professionalità, parlavate di Elena Lucera, ma di tante personalità che si sono formati fuori dai nostri territori. Parlo per esempio di Roma e di altre città, quindi sono andati fuori lavorando, formandosi e, se vogliamo proprio usare la parola corretta, anche sgobbando per crearsi delle professionalità che però, come a me piace, ritornano nel nostro territorio, lo mettono al servizio del nostro territorio per farlo crescere e migliorarlo. E quindi veramente grazie a tutti, veramente voi troverete in questa amministrazione, ma in generale anche come cittadini, come diceva prima la coproduttrice, troverete una città sia a livello politico sia a livello, come posso dire, delle persone sempre aperta e con un carattere molto accogliente. Solo una cosa ci tenevo a dire e finisco. Oggi questa conferenza stampa è stata voluta, pensata proprio per l'8 marzo. L'8 marzo è un giorno importante, anche perché questo film parla di una donna in generale, però parla di tanti altri aspetti che secondo me oggi sono fondamentali. Parla di rivalsa, emancipazione, emarginazione, riscatto sociale, pregiudizi, però parla pure di sogni. Quindi io giuro che noi come amministrazione abbiamo tanti sogni. Il sogno, quello principale, è quello di far conoscere la nostra città fuori dai confini regionali e anche nazionali. Quindi troverete in noi sempre un vostro compagno di sogni e vi accompagneremo come possibile a realizzarli e a farceli realizzare. Grazie.